mi trovo sugli argini del Paglia, alle mie spalle i lavori per ripristinare l'alveo del fiume. Questo è un fiume che si dice ha un carattere torrentizio, cioè ha periodi di magra e periodi di piena. Ultimamente nel 91 e nel 2012 ha avuto due piene che sono state particolarmente rovinose. A monte di questo punto sono stati fatti dei lavori per prevenire, per mitigare i danni che ci potrebbero essere nell'eventualità di una nuova alluvione. Siamo sulla cassa d'espansione di Morrano. Questa vasca, che ha trattenuto 1.200.000 metri cubi e un'altra più a monte, non è stata sufficiente. Abbiamo avuto ugualmente l'alluvione. Bisogna investire nell'acqua. Serve un piano di gestione dell'acqua, non solo del rischio alluvioni, ma anche del rischio siccità. Quindi bisogna utilizzare queste opere anche per accumulare acqua e restituirla quando l'acqua non c'è. Sono anni che la comunità scientifica ci segnala il ripetersi sempre più frequentemente di situazioni di emergenza. Sappiamo che il rischio zero non esiste, ma sappiamo anche che possiamo fare prevenzione, avendo cura del territorio, ma anche con opere come le casse di espansione del Paglia e non ultimo con la manutenzione delle strutture esistenti per essere in grado, al prossimo nubifragio, di ridurre i danni a infrastrutture e popolazione.